মাঝে মাঝে একটু স্লোগান দেন, শুধু আমাদের উঠায়ন না। আবার বসে এরপরে সে একদিন টাকাটা ফেরত, 7,000 টাকা ফেরত দিছে। দেওয়ার সময় সে টেলিফোন, oggi siamo in piazza pacificamente, siamo riuniti insieme comunità del Bangladesh e anche altre comunità per supportare Bacciu, perché io personalmente lo conosco da quasi 35 anni e da quello che lo conosco le accuse che hanno fatto sicuramente non è giusto e sbagliato. Io chiederei soprattutto, noi ci abbiamo la fiducia sulla legge italiana, perciò vogliamo chiedere di fare una ricerca accuratamente e di non sbagliare su una cosa ingiusta. Ma è ancora un simbolo, lui dava supporto soprattutto ai deboli, non ha fatto le cose, le accuse, lo sa lo Stato, cioè chi ha accusato, loro sanno sicuramente cosa è successo, però da quello che io lo conosco personalmente, non io solo, io lo conosco da 35 anni, che sono cresciuto qua in Italia io, perciò lo conosco tantissimo tempo, ma altre persone, tutta la comunità del Bangladesh, possiamo chiedere a qualsiasi persona, sicuramente un errore, c'è qualche errore e di fare una ricerca soprattutto. Per me non è giusto, vogliamo fuori lui di questa causa. ছিল আবার 1 তারিখ 30 তারিখের পরে 1 তারিখ পহেলা মে বন্ধ ছিল, আমরা 2 তারিখ। Io voglio fare solo una riflessione breve. Subito dopo il suo ingiusto arresto la stampa è uscita con una serie di notizie. Hanno persino detto che nella sede del Duncato si spacciava eroina. Hanno detto una serie di infamità su Bacciu. Allora noi ci dobbiamo chiedere perché, è importante chiederci perché. Perché l'accusa è falsa, lo sappiamo tutti, è un'accusa totalmente falsa e lo sappiamo. E lo dobbiamo dire al quartiere, questo fatto. Però ci dobbiamo chiedere perché subito, un'ora dopo che è stato arrestato, tutti i giornali sono usciti con notizie veramente, scusate il termine, schifose. Perché hanno detto quelle cose su Bacciu? Non sapevano chi era e com'era. L'hanno fatto per un motivo. Guardate, in tutti questi anni, io lo conosco da 27 anni, Bacciu è stato in prima fila nelle lotte per il permesso di soggiorno, lo sappiamo tutti. È stato nelle lotte per la sanatoria, lo sappiamo tutti. È stato nelle lotte contro le aggressioni americane, italiane, all'Afghanistan, all'Iraq e via dicendo. È stato nelle lotte per la Palestina, contro l'aggressione che sta subendo il popolo palestinese. È stato nelle lotte per la difesa dei lavoratori italiani, assieme abbiamo dato migliaia di volantini per la difesa dell'articolo 18. E neppure un anno fa era a Latina nelle lotte contro il caporalato. Hanno attaccato Bacciu perché vogliono attaccare la capacità dei lavoratori immigrati di difendersi, di organizzarsi. Questa è la verità. La stampa ha vomitato quel fiume di cose brutte, infami, perché vuole attaccare tutti voi, perché vi vogliono incapaci di organizzarvi, vi vogliono incapaci di occuparvi di politica, vi vogliono semplicemente come delle bestie a testa china. Quindi attaccando Bacciu hanno attaccato tutti voi e fatemelo dire tutti noi. Per questo motivo noi non solo dobbiamo rivendicare l'innocenza totale di Bacciu, ma dobbiamo dire che lo vogliamo libero, lo vogliamo al suo posto. Bacciu doveva essere al posto mio a fare il comizio oggi. Questa è la verità. Quindi io chiudo con questo e dico Bacciu libero e presto lo ritroveremo in piazza. Grazie. Grazie Gallo. Oggi siamo a vedere la Arena Hall. Arena Hall è possibile. Non è giusto che si chiude la sposa da lì. L'iniziativa è per... è a favore di Bacciu, un dirigente degli immigrati e della comunità bengalese che da 30 anni organizza manifestazioni per i diritti degli immigrati contro le guerre e anche a favore dei diritti dei lavoratori italiani. Con lui abbiamo organizzato varie manifestazioni in favore dell'articolo 18. È stato accusato in maniera assurda a causa di una accusa letteralmente assurda, è stato in carcere ed ora di arresti domiciliari e noi siamo qua per dire che lo conosciamo da una vita, che è sicuramente innocente e per rivendicare la sua liberazione. Aggiungo una cosa, se posso, che dopo il suo arresto la stampa ha vomitato calunnie su di lui col fine di attaccare l'organizzazione dei lavoratori immigrati. Hanno attaccato Bacciu, la stampa ha attaccato Bacciu senza sapere una virgola di chi fosse, semplicemente per attaccare l'organizzazione dei lavoratori immigrati, che in questi anni ha visto in Bacciu uno dei principali animatori.